Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi nuovo episodio della serie di Minecraft, signori, sul nostro canale. Signori, cosa andiamo a fare? Oggi devo mantenere una promessa, signori. Oggi devo mantenere una promessa, ovvero dobbiamo costruire un mulino o una sorta di mulino, non saremo troppo precisi, signori. Ma prima di partire col video, mentre sta calando il sole, io vi ringrazio per i like. Per i commenti precedenti e per il supporto che date alla serie e al canale, vi ricordo, niente, mi sono bloccato, ok? Vi ricordo di iscrivervi al canale perché l'obiettivo è quello di raggiungere i 2000 iscritti entro fine dell'anno. Ci riusciremo? Non si sa, ma noi ci proviamo, noi ci proviamo. Qui intanto, signori, il villaggio funziona perfettamente, i golem spawnano all'interno, i gatti pure e siamo tutti felici e contenti. Dove andremo a costruire il nostro mulino, signori? Lo andremo a costruire in questa zona di qua. Io già ho messo più o meno le basi per avere una sorta di misura. Questo però ho messo l'unico blocco che non dovevo mettere, l'ho messo. Ok, perché qua dobbiamo metterci la terra tutta a giro. Voglio fare una cosa carina, carina così. Sì. Così poi qua metteremo poi un blocco di terra in modo tale da fare il verde attorno al mulino, se no che cazzo di mulino è senza del verde attorno? Direi che è la base praticamente. Allora, noi dobbiamo semplicemente capire se lo vogliamo fare bel, ma sì, ma facciamolo bello ciccioso, signori. Teniamoci belli larghi, teniamoci belli larghi e poi vediamo. Vediamo, poi riusciremo a compensare, in qualche maniera. Siamo arrivati? No. L'importante è che mi bastano i blocchi, poi basta che mi bastano questi blocchi per fare la base, diciamo, della struttura del mulino, poi il resto verrà da sé, signori. Allora, mettiamo questi blocchi di qua, che sono praticamente la nostra base, dalla quale poi prenderemo le misure per costruire il mulino, tenendo sempre bello saldo lo shift. Ok, direi che ci siamo, direi che ci siamo. Continuiamo anche a mettere la terra qui, che però effettivamente stiamo sbagliando perché dovrei mettere il blocco. Come lo fai mettere? Sì, ok, qui usciamo fuori. Dovremmo mettere il blocco di erba. Vabbè, questo poi lo metteremo successivamente, lo metteremo poi a fine video, sperando che il mulino venga qualcosa di carino, signori. Non prometto niente, non prometto niente. Mantengo solo la promessa, mantengo solo la promessa. Dobbiamo uscire. Beh, esco di due di qua. Sì, gradirei riuscire a finire di piazzare la terra prima che venga la notte. Non sarebbe male come idea. È giusto così? Sì. Lì, perfetto. Così, così e così. Mi basta la terra? Sì, ormai abbiamo finito, mi mancava l'ultimo blocchettino qui, considerando che uno dovremmo ancora sostituirlo, però metterei una torcia qui che non sarebbe male come cosa, perfetto, allora andiamo a dormire, dopodiché faccio un attimo di mente locale, piazzo il blocco di erba che dovremmo avere da qualche parte e breve taglio, signori, breve taglio. Ok, signori, siamo tornati. Intanto piccola informazione, parlo a voce un pochino più bassa rispetto al solito perché sono le 11:30 di sera e quindi non vorrei che qualcuno dei vicini si lamentasse. Allora, signori, noi dobbiamo lo faremo piccolino, niente di enorme. Lo faremo piccolino, faremo una base 3x3. Molto così, molto semplice, che sarà almeno di un bel po', facciamo uno, due blocchi così. Intanto inizio a salire, signori. Dopodiché vediamo un attimino dove siamo, magari altri due. Poi piano piano vedremo di migliorarlo. Stavo dicendo, mi sono finiti già i blocchi, siamo messi male. Ok, abbiamo blocchi in quantità. Ok, sarà un mulino un mulino a mo' di palazzo, ecco, un mulino a mo' di palazzo. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, è effettivamente ancora piccolino, però ora gli diamo un tocco di classe, il tocco di classe glielo diamo
dandogli del volume. 4, 4, 8 e 4, 12 dovrebbero bastarmi 12 di questi, però sono scemo perché questi sono uguali a quel pavimento, quindi va bene, ci piace lo stesso. Ci piace così? Sì, dai, ci piace, da movimento, solo che non mi basteranno mai questi blocchi. O se no, no, se no potremmo farli di betulle, gradini. No, mi piace così. Va bene, signore. Massimo, cambiamo poi quelli sotto. Dai, così. Mi sono finiti però i gradini. Dobbiamo farne altri. Facciamo i gradini. Vediamo quanti riusciamo a farne. Altri 8. Mi bastano 8, se non voi. Penso di sì, perché tanto mi rimaneva semplicemente questo lato di qui da chiudere. Qui. Ok, sarà un mulino molto, molto, molto disegnato, signori. Sarà un mulino molto disegnato, però dobbiamo salire un altro poco con quei blocchi di lì. Magari un altro giro lo farei. Tanto ce l'abbiamo, che ce frega, signori. Consumiamoli, consumiamoli. Magari altri due, dai. Magari, no, dai, un altro solo, sì. Un altro solo va bene così, un altro solo va bene così. Poi direi di fare con questo, però ho sbagliato, perché devi fare questo così. Questi li trasformiamo tutti insieme a questi di qua e li andiamo a mettere qui, così, così. È così, ok. Dopodiché, mi sa che mi mancheranno i blocchi di betulla, signori. Mi sa che mi mancheranno i blocchi di betulla. Sì, di betulla, scusatemi, qua di acacia. Allora, crafting table, facciamo tutti i gradini. Quanti me ne puoi fare? Fammeli tutti. 20. Sono troppi? Forse sì, ma non ci importano, signori. Non ci importano. Noi ci diamo dentro. Allora, e mi inizio a mettere qui, 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 perfetto. Allo stesso tempo mi devi mettere qui, qui e qui. Intanto, perché penso che forse non mi basta, signori. Vediamo, me ne mancano 6 e riesco giusto giusto a fare questo giro di qua. Così, e altri 3 li mettiamo qua. Ci mancano giusto giusto 4 gradini di acacia, che in questo momento non abbiamo, e un blocco centrale qui che io direi di mettere così così, lo mettiamo diverso, signori, e poi eventualmente lo mettiamo diverso. Ci mettiamo questo, ci mettiamo sopra una bella torcia, così no, scherzavo, sopra una bella torcia, così illuminiamo questa zona di qua. Di qua scendiamo, di qua scendiamo, vediamo un attimino che forma ha preso. C'è stato un errore lì con i gradini lì sotto, mannaggia, mannaggia la miseria, uno pensa di fare le cose bene e invece fa le cagate. Dai, dai, risali, prendi questa, metti a posto di questa, leva questo che l'hai piazzato male, e leva questo che l'hai piazzato male, però perché me le hai buttate a terra, brutto, stupido? Una sola me l'ha recuperato, mannaggia. Allora, questo me lo devi mettere così, e quello dobbiamo recuperarlo. Recuperiamo quel blocco di lì, e risaliamo su con la terra, prendiamo da qua. Siamo degli artisti, signori, siamo degli. Ok, ci manca solo quelli laterali, quelli da quel lato. Quelli da quel lato e poi ovviamente ci manca il tocco. Sembra un mulino? No, non sembra per niente un mulino, ma non ha importanza, signori. Non ha importanza. Con altri blocchi, perché non abbiamo più i blocchi usati in precedenza, facciamo. Allora, questi non ce li facciamo così e facciamo gli stickettini. Ok, poi se non sbaglio, qui dobbiamo trovare le staccionate,
che mi sa che già ho studiato. No, eccola qua. Staccionate di quercia. Fai. Vediamo quante riusciamo a farne. 3, 6, 9, 12. 12 mi dovrebbero bastare, signori. Per fare che cosa? Per fare ovviamente le palle del mulino. Che faremo 1 e 2, in modo tale che devono uscire. E siamo cascati di sotto, mitici. Ottimo, siamo volati giù come delle prugne, come delle pere secche praticamente. Torniamo su velocemente. Torna su. Stiamo concludendo, signori. Il design del mulino alternativo lo stiamo facendo. Abbiamo mantenuto la promessa. Non sta avvenendo chissà che cosa. Però. Allora, uno centrale. Come devi fare? Uno, due, senza cascate sotto, grazie. E tre. Ok. Poi abbiamo 1, 2, 3, 1, 2 e non caschiamo di sotto e mettiamo il 3, ok. Di qua abbiamo 1, 2 e qua viene forse un po' troppo basso. E 3. Vabbè, direi che così va bene perché sennò rasenta la terra e non va bene. E qua ce ne mettiamo pure 1. E due, dovremmo avere la lana, ottimo. Mettiamo una lana di qua. Massimo possiamo fare ecco così. Così recuperiamo. Però forse mi viene. Ok, 1, 2 e 3. Questo levalo, ok. 1 e 2, viene sproporzionato? Un pochino forse. Forse con 2 è più fattibile, sì, con 2 è più fattibile. Leva questo, recupera, leva anche questo che è eccessivo. Ok, dobbiamo fare la stessa cosa di qua, che dobbiamo levare questo. Leva questo, perfetto. E dobbiamo levare quello là sopra. Dobbiamo levare quello là sopra. Dammi la terra. Saliamo. Leviamo questo. Ok. Scendiamo di un momento giù, signori. Signori, è un mulino alternativo. È un mulino alternativo. Però è un mulino. Ci mancano semplicemente dei blocchi di betulla là e metterei un blocco centrale di un altro colore. Vediamo se riusciamo a fare un altro colore. C'è quello del colorante nero? Forse no. Non ho ammazzato mai uno squid? Non ci credo che non ho ammazzato mai uno squid. Non ho ammazzato mai uno squid, porca miseria. Stai dicendo sul serio? Abbiamo il celestino, ma il celestino mi fa un po' cagare, sinceramente. Ma è l'unico colore alternativo che abbiamo. Se no, rosso. Ma sì, un bel centrale rosso mi piace, signori. Colorante, ok. Metti uno di lana qua. Abbiamo la lana rossa, la mettiamo al centro. Sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Se riusciamo a uscire, ok. Là. Non è proprio un mulino di quelli proprio belli progettati per essere proprio funzionali, però è un mulino, signori, è un mini mulino, un mini mulino, un mini mulino. Detto questo, signori, mancano quei blocchi là che poi, perché non abbiamo più alberi di betulla, e poi vedrò io di metterceli, signori. Però detto questo, signori, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Ditemi cosa ne pensate di questo mulino alternativo. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!